Buongiorno ragazzi, quest'oggi nuova serie sul canale. Vi porto a Berlino, è una città che avevo già visitato nel 2018, ma in cui sono tornato molto molto volentieri. Arriviamo a Berlino la sera e dopo aver mangiato un buonissimo currywurst ci godiamo un po' la città. Arriviamo subito ad Alexanderplatz, vero e proprio centro di Berlino. Ragazzi, buongiorno. Siamo arrivati a Berlino, adesso siamo a Alexanderplatz e qui c'è la Torre della Trinità. Abbiamo finito di mangiare, adesso stiamo facendo un giro lungo il Duomo, siamo nell'isola di Musei, e dietro c'è il Pergamon Museum. Adesso proseguendo per questa strada che porta da Alexanderplatz fino alla porta di Brandenburg. Comunque ragazzi, stavamo constatando che quanto deve essere bella abitare qua. Cioè ti svegli, hai la terrazza sulla porta di Brandenburg e anche sulla torre della televisione che è qua. Siamo a free, c'è un omino. Quando è rosso c'è l'omino con le braccia aperte. Questo è quello verde. Ragazzi, buongiorno. Prima vera giornata a Berlino. Adesso vi racconto una cosa. Sapete perché questa finestra si chiama Basisdas quando voi la mettete in questa maniera qua? Perché in tedesco vuol dire che cos'è questo? Ma che cazzo è questo? Waspedeutet. E quindi si chiama così per quello anche in Italia. Questa è Basisdas. Cos'è questo? Primo giorno nella capitale tedesca. Noi alloggiavamo a Franklinstrasse, una zona un po' fuori da Berlino, ci voleva circa 20 minuti, 30 per raggiungere il centro. Una zona molto tranquilla, un hotel molto molto bello. Colazione top con vista sulla porta di Brandenburg. Adesso raga siamo sotto, cioè non è vero che siamo sotto, siamo vicino alla porta di Brandenburg, mi stanno spiegando le cose. Adesso andiamo a vedere il Reichstag e anche il monumento all'olocausto. Allora, stavo dicendo a Giacomo che praticamente i sovietici, quando c'era il muro qua, che praticamente era fino a qua, chiudeva la parte est, questa era la parte est, e di là c'era la parte ovest, e praticamente qua davanti all'ingresso principale c'era il tipo una pezzo di muro o qualcosa del genere che bloccava per non fare entrare i cadermati dalla porta. E iniziamo così il nostro viaggio nella capitale tedesca vicino al giardino Tiergarten, tra la porta di Brandenburgo e il Reichstag e il memoriale per l'olocausto. In a dream I can always wrap my arms around you. In a dream. Questo qui alle nostre spalle è il Reichstag, che è il parlamento tedesco. E praticamente i nazisti li avevano dato fuoco. Poi adesso c'è una cupola di vetro. Ragazzi, adesso qui siamo nel memorial dell'olocausto. È un posto super suggestivo, con un labirinto con questi massi enormi. Molto bello anche per fare le cose. Allora, adesso stiamo andando verso l'isola dei Musei, qui c'è l'università. Siamo fatti dalla porta di Brandenburg, adesso andiamo all'isola dei Musei, dove c'è anche il Duomo. Adesso siamo nell'isola dei Musei, questo è il Duomo. È una struttura molto affascinante. Ogni volta che la vedo mi faccio wow!
L'isola di Musei è una parte dell'isola della Sprea, in cui sorgono un gran numero di musei di importanza internazionale. È una zona davvero incredibile. Uno dei musei più importanti è quella del Pergamon, in cui entriamo nel prossimo video. Siamo ad Alexanderplatz. È una delle mie piazze preferite, è pieno di negozi. Un imbarazzo della scelta di posto in cui andare a mangiare qua. Da Five Guys, Pinocchio, Seria. Alexanderplatz è una piazza unica, piena di negozi, artisti di strada e mille cose da fare. Qui fanno anche i mercatini di Natale durante il periodo invernale, davvero belli. C'è questo ragazzo qui davanti a me, praticamente si gioca a basket. Se riesci a volare la palla ti dà 100 euro, a gratis. A mangiare. Raga, adesso stiamo andando a East Side Gallery, siamo nella zona est della città, che è quella un po' più folcloristica, un po' più alternativa, in cui ci sono anche le discoteche, c'è il Matrix, in cui sono andato 3 anni fa. Direi che è molto molto socialista questa zona, molto sovietica, si vede bene, cioè si vede la differenza architettonica, eccetera, mi piace, c'è proprio quel fascino molto retro da guerra fredda, bello, bello. Beh, dicevo, qui abbiamo il muro in cui sono dipinte un sacco di opere d'arte di street art. Quella più famosa è quella del Dasso, tra, non mi ricordo, dopo la mostra. Comunque praticamente questo qui è un pezzo del muro che è stato abbattuto nel 1989, che divideva Berlino dell'Est e Berlino dell'Ovest. East Side Gallery è un memoriale internazionale alla libertà, una galleria d'arte ed espressione sui resti del muro di Berlino. Proseguiamo per la zona Row Temple, ottimo per passeggiare in mezzo ad hangar abbandonati, pieni di graffiti e grandi murales. Questo è il quartiere alternativo della città, pieno di discoteche, pub, ma non solo. Raga, questa zona è super top, sembra un luogo strada tossici. Ogni posto un po' abbandonato l'hanno tipo rifatto, cioè dove c'è la palestra, cioè dove fanno i bici botai, le birrerie, bello, bello, bello. Qui a mangiare da Mondial per la sera. La musica, ma è molto carino la sera a Berlino. Un po' come tutte le grandi città, ci sono tutti i LED, molto bello.
No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me, baby. And darling, that was terrible. Let's do that again. 1, 2, 3. And darling, darling, stand by me. Stand by me. Stand by me.